Nell'ultimo video abbiamo visto come creare, come attivare più che altro, perché la creazione è fatta in automatico insieme al progetto da Django stesso, abbiamo visto come attivare il super user, quindi l'amministratore del sito e quindi come accedere all'interfaccia di amministrazione, l'interfaccia grafica di amministrazione. Ora, in questo video andiamo a vedere come aggiungere qua dentro, la nostra app e i parametri che possiamo modificare relativi alla nostra app. Quindi, intanto andiamo a recuperare l'editor di testo. Una volta qua, andiamo a scoprire che nella cartella della nostra app landing page esiste già un file chiamato admin.py. Questo file è quello che gestisce appunto l'interfaccia lato amministratore. Il suggerimento di default del commento è di registrare qui i modelli che vogliamo far comparire nell'interfaccia di amministratore. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo andare a importare i modelli che ci servono. Per esempio, from.models. Cosa vuol dire from.models? Vuol dire da dove, da punto, vuol dire da questa directory, quindi da landing page, perché siamo nel file admin di landing page. Quindi il punto rappresenta la posizione corrente del file admin in cui stiamo scrivendo, quindi di fatto in questa cartella. Quindi da questa cartella prendiamo models, quindi punto models, quindi da questa cartella che è punto models, che è il file allo stesso livello di quello in cui stiamo scrivendo, quindi models.py, quindi da.models, import, che cosa? Ecco, l'autocompletamento ci suggerisce già che abbiamo una classe chiamata landing page. Perfetto, usiamo direttamente questa. A questo punto dobbiamo utilizzare un costrutto di default che è admin.site. Il bello di Python e il bello di Django è che è tutto molto autoesplicativo nel modo in cui sono scritte e definite le cose. Infatti, admin.site fa capire che stiamo parlando del sito di amministrazione. Register, dobbiamo registrare appunto qualcosa. E dobbiamo registrare che cosa? Dobbiamo registrare la nostra classe che abbiamo appena importato, quindi landing page. E questo è quanto. admin.site.register landing page. Salviamo. Come non so se avete tenuto aperto e attivo il server in background, io ce l'avevo aperto qua sotto e avete visto che appena ho fatto il salvataggio, di fatto c'è stato uno scorrere di testo perché il server ha recepito in tempo reale le modifiche. Questa è una gran comodità perché vuol dire che non tutte le modifiche che facciamo al codice implicano un dover fermare e riavviare il server. La maggior parte delle volte potete tenere il server attivo e semplicemente fare le modifiche, salvare e man mano che salvate il server si autoricarica e questo è estremamente pratico. Andiamo a vedere cos'è cambiato nel nostro sito a questo punto. Allora, andiamo a riprendere questo, site administration, sembra che non sia cambiato nulla, in realtà è perché non abbiamo ancora refreshato la pagina, quindi facciamo un F5 ed ecco qua. Facendo F5 cosa compare? Compare landing page, che è la nostra applicazione, e di fatto ha una sorta di suo oggetto, che è quello che abbiamo registrato. Andiamo a cliccare sul nostro oggetto e in realtà all'interno, come vedete, non troviamo nulla di fatto che possiamo fare, non c'è nulla di presente nell'elenco, ecco. Andiamo a cliccare il pulsante in alto a destra dove c'è scritto Add Landing Page. Ok. E come vedete mi chiede un parametro testuale chiamato message. Vi ricorderete che nel nostro codice abbiamo inserito in models, nella classe landing page, appunto, un parametro, una proprietà chiamata message del tipo char field, quindi campo di caratteri, della lunghezza massima di 250. Esattamente, questo è esattamente quello che stiamo visualizzando nell'interfaccia amministrazione. Quindi abbiamo il nostro message e un campo di caratteri. La cosa bella dell'interfaccia amministrazione è che interpreta in automatico la classe del modello che noi abbiamo definito e compone un form,
automaticamente assecondando i campi che noi abbiamo inserito nel modello. E quindi è fantastico perché ci risparmia un sacco di tempo, di lavoro, di creazione di un mini form per l'inserimento dei contenuti nel sito, perché viene fatto tutto in automatico. Non so, welcome visitor. Voilà. Scriviamo un testo qualsiasi, quello che volete, facciamo save. Perfetto. E vedete che adesso la mia pagina landing page contiene un oggetto, landing page object. Poi vedremo come migliorare questi aspetti. L'interfaccia amministratore, quindi potete tornare alla parte iniziale o cliccando qua sul titolo oppure cliccando qui su home, è la stessa cosa. Quindi abbiamo un riquadrino che mi fa vedere le azioni recenti compiute in questa interfaccia. Andiamo nella nostra app dove ci fa vedere che abbiamo una serie di oggetti, per il momento noi ne abbiamo definito uno solo che è questo. Clicchiamo sull'oggetto, mi fa vedere di questo tipo di oggetto quanti ne abbiamo creati, al momento uno solo. Clicchiamo sul nostro oggetto, mi fa vedere l'oggetto in questione, è editabile e modificabile. Possiamo salvare e aggiungerne un altro, salvare adesso. Comunque nel nostro caso questo sarebbe ridicolo, cioè salvare e continuare le modifiche, ma noi al momento abbiamo un solo campo di testo. Ma partite dal presupposto che nel vostro modello possono esserci decine di campi differenti e non solo testuali, per cui potrebbe aver senso che man mano che inserite le cose ogni tanto fate un save e poi andate avanti a modificare. Potete cancellare il campo in questione, il cam non il campo, l'oggetto in questione, oppure potete salvare e chiudere la pagina. Stessa cosa anche da qua, potete selezionare uno o più oggetti e dal menu a tendina scegliere alcune opzioni, nella fattispecie in questo caso c'è solo di cancellare gli oggetti selezionati. Selezionate eventualmente il menu a tendina, fate Go e questo avverrà, cioè cancellerà l'oggetto selezionato. Direi che per il momento è tutto, ci fermiamo qui, abbiamo visto come aggiungere all'interfaccia amministratore la nostra classe, il nostro oggetto con le sue proprietà. Nel prossimo video vediamo come aggiungere altre proprietà di tipo differente al nostro oggetto e come presentarlo meglio nell'interfaccia amministratore. Ci vediamo nel prossimo video.